Mi fai piano! Non dobbiamo fare troppo rumore! Però io vedo fare finta di fare la mamma di Rotoso. Ah, questa è la tua tattica! Aspetta, aspetta, Amy! Stiamo attenti! Spiamo le sue mosse senza farci vedere! Eccola! Guardate! Si sta allenando! Che sta facendo? Ragazzi, si sta allenando. Oh mamma. Oddio. Sono lo tesoro di su. Che arrivo da San Paolo. Io sono bravo da sfidare mamma Claudia e noi. Vincerò io. A urlare a cavalieri. Guardate che colpi. Ah, ma vuole soffocare l'avversario. È pericolosa, guardate. Oddio. Chiudi, chiudi, Emi. Emi, non ridere. Amy, Aurora è pericolosa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul canale dei Cavalieri Family. Prima di cominciare a guardare questo nuovo divertentissimo video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. E ricordatevi anche di seguirci sui nostri social, Instagram e TikTok. Ma soprattutto iscrivetevi al nostro secondo canale Cavalieri Sister, cliccate sulla campanella. Brava Amy, hai detto tutto giusto. Miau. Amy, scusami, come fai a essere così tranquilla? Amy, invece di giocare e fare rumore, di là abbiamo un personaggio violento. Dove si sono nascoste? Vado a cercarle, ciao. Ragazzi, io non so che cosa sia accaduto ad Aurora, ma quando abbiamo fatto il video con la challenge del lottatore di sumo, è capitato qualcosa, è impazzita, non so che cosa le è accaduto, ma lei è convinta di essere un lottatore di sumo. Questo secondo me è opera dell'incantesimo degli ingredienti slime, sicuramente, o forse opera del professor Mignolo. Secondo voi chi è il professor Mignolo che ci sta tendendo un'altra delle sue trappole, o forse l'incantesimo degli ingredienti slime? Amy, tu che cosa ne pensi? Mi sa che è l'aiutante del professor Mignolo. È l'aiutante del professor Mignolo. Sta bussando! È qui! Sì? Dica, chi è? Mamma mia, Aurora è diventata violentissima, ci vuole sfidare in una lotta sumo, all'ultimo sangue, ma io non sono pronta. Amy, forse l'ha presa in ostaggio, eccola lì, è ritornata. Oh mamma, aiuto, aiuto, aspetta, 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 fermi tutti, fermi, io vengo in pace, aspetti un attimo, lottatore di sumo, mi scusi, mi faccia dire due cose. Lottatore di sumo, scusi, c'è un problema con un braccio, mi fa un po' paura, riesce a far uscire la mano da là dentro? Ah, ok, è tutto regolare. Meno male, no, per un momento mi sembrava un mostriciattolo. Guardi, mi scusi, lottatore di sumo Aurora, allora io sono disponibile nel venirle incontro, mi dica che cosa dobbiamo fare pur di non farci del male, va bene? Io volevo sfidare te in una lotta. E che genere di lotta? Scusi, lotta sumo! Oh mamma mia! Devi muovere il piede! Levo! Levo! Ok, ok, aspetti, guardi, ok. Ok, lei mi ha convinto, io però non penso di avere tutta questa agilità che mi sta chiedendo. Posso parlare un secondo con la mia socia, compagna? Amy, vieni qua, vieni, 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 prima che ci ripensa. Vuole fare una lotta. Mi è venuto un'idea, non posso dare bestemmia da ninja. Ah, ok, quindi vuoi fare tu ninja contro lottatore di sumo? Va bene, allora facciamo così, tu vai di là e ti vesti da ninja. Nel frattempo io lo distraggo, vediamo se trovo qualche ingrediente slime qua attorno, va bene? Ok, vai, 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 corri, corri. Va bene, allora il suo avversario sarà la mia socia, Noemi Cavalieri. Nel frattempo io, se vuole, posso aiutarla a scaldarsi, a fare un po' di stretching. Sì! Molto bene, allora mi dica cosa devo fare. Mi insegni lei lo stretching per il sumo, okay. Perché io non... scusi, è un po' ingombrante. Cosa sta facendo? L'arrosto di sumo non è male. Ai. Che succede? Si sta sentendo male? C'è qualcosa qua sotto che mi sta facendo male. Non importa. Oh mamma mia, fai piegamenti, fa anche piegamenti. Ragazzi, mamma mia,
mi sembra troppo atletica, si sta scaldando seriamente. Io non lo so se Noemi sarà in grado di sfidarla. Però ragazzi, non so se avete capito anche voi, secondo me c'è qualcosa qua sotto il tappetino. Devo provare a vedere di cosa si tratta, perché secondo me c'è un ingrediente slime proprio lì sotto. Devo distrarla e provare a mettere la mano sotto il tappetino. Scusi, se mi fa vedere un attimo la posa in piedi, movimento di braccia, quello. Questo! Sì, esatto, proprio questo! Questo, di nuovo! È un po' pericoloso! Sì, questo, proprio questo! Proprio questo! Proprio quello, mamma mia, è velocissima lei, eh? Ma se mi fa vedere anche una capriola, gentilmente? Come esercizio. Per me come esercizio è più che sufficiente, scusi, eh? Ecco, guardi. Dov'è la? No, niente, vado. Ma un attimino. Dov'è la mia sfidante? Emi, oh mamma mia, Emi, ma sei un ninja pericolosissimo. Ciao. Ma no, ma devi essere coperta. Emi, sei un ninja pericolosissimo. Aiuto, ora ci sarà un combattimento tra ninja e... questo ninja è veramente aggressivo, Emi. Mamma mia, aiuto. Questa sarà una lotta pazzesca. Noemi ha lanciato le stelline! Oh, mamma mia! Ragazzi, ma avete visto Ninja Noemi? Com'è agguerrita! Sta tenendo occupata il nostro lottatore di Suma Aurora! Meno male, meno male! Sono un po' pericolose in effetti tutte e due insieme, però... Nel frattempo io ho trovato il primo ingrediente, la spatola! E adesso ora che ci penso, ragazzi? Non vi sembra che questo cappello qua dietro sia un po' strano, un po' giapponese? Ma ragazzi, mentre loro lottano, io devo andare a cercare qualche ingrediente e non so dove guardare! Mamma mia, la lotta continua, non so dove guardare! Fatemi guardare un po' qua sotto! Mamma mia, voi non li vedete? Che c'è qua? Guardate, Aurora sta lanciando le stelline! Oh mamma mia, Noemi sta facendo a pezzi! Aiuto! Aiuto! Ragazzi, è arrivato il momento che io me ne vada. Ma non si può continuare così, mamma mia, mi devo chiudere qua nella stanza! Aiuto! Ragazzi, Aurora è diventata veramente, veramente pericolosa. Però nel frattempo, meno male che c'è Noemi che la sta tenendo un po' occupata. Guardate che cosa sono riuscita a trovare. Oltre alla spatola, ho trovato anche la colla. Siamo già a due ingredienti slime. È fantastico, non ci posso credere. Meno male che c'è Noemi che sta tenendo occupata Aurora, lottatore di sumo. Speriamo che non accada nulla. Mi sembrano un po' accelerate. Nel frattempo, devo guardarmi in giro. Devo vedere se trovo qualche ingrediente disperso da qualche parte. Anzi, ragazzi, nel frattempo mettete un bel pollice in su se anche a voi piace Ninja Noemi e Aurora lottatore di sumo. Sono due bellissimi personaggi, vero? Ma cosa sto dicendo? Mamma mia, mamma mia! La situazione si fa sempre più pericolosa. Mi sembra strano che non ci sia nulla qui. Se vedete qualcosa, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere. Aiutatemi, perché di là si stanno sfidando. Speriamo che nessuno si sia fatto male. Ok, controlliamo. Sotto il cuscino. No, ci sono pigiami. Niente, dietro i cuscini, qua dietro non c'è nulla, mamma mia. Tra i pupazzi io non vedo niente, ragazzi, ho pochissimo tempo. Aiutatemi, qua nemmeno. Se vedete qualcosa di particolare ditemelo, vi prego. Qua nemmeno, qua neanche, qua neanche, qua nemmeno, ma... Non ci posso credere. Avete visto anche voi quello che ho visto io dietro quelle bambole? Sembrava una boccetta colorata. Speriamo. Ditemi di sì, vi prego. Se anche voi avete visto una boccetta colorata tra le bambole, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti e ditemi di sì, per piacere. Bravi, avete risposto di sì. Spostiamo le bambole. Sì, non ci posso credere. Ho trovato un liquido per lenti. Sta bussando qualcuno. Spero che non sia Aurora. Mamma mia, stanno aprendo la porta. Noemi, mamma, non sono riuscita a sconfiggerla. Non l'hai sconfitta? Oh mamma mia, ma è troppo forte. Hai trovato tutte le cose. Vai a cercare io la ciotola. Vai a cercare tu la ciotola. Io ti avevo la ciotola, tu
distrai. Quindi Noemi, io devo distrarre Aurora e tu cerchi la ciotola? Non lo so, io non sono molto pratica di sumo. Ragazzi, avete qualche idea su come posso fare per tenere Aurora impegnata? Non lo so, le sapete le regole del sumo? Scrivetelo giù nei commenti, fatemelo sapere, datemi una mano perché Noemi sta per uscire. Devo prendere tutti gli ingredienti slime di corsa. Fatemi prendere tutti gli ingredienti. Questo lo metto in tasca. Questo lo metto in tasca. E questo, questo me lo bevo. No! Mamma, lo tengo io! Va bene, grazie, mi tienilo tu, non aprirlo, mi raccomando, quello lo prende Noemi. Chi c'è fuori da questa porta? Emi, piano, 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 Emi. Piano, sbrizzi! Ragazzi, non c'è. Guardate, guardate, non c'è nessuno. Ah! Oh, mamma, aiuto! Io voglio sfidare. Mamma Claudia, perciò, perciò. Tu mettere cappello di sfida. Cappello di sfida? Lo sapevo che finiva così, dovevo sfidarla io. Come si mette il cappello di sfida? Forse si mette così, forse devo metterlo così. Ma forse così sembra un guinzaglio. Forse, ecco, forse devo metterlo, ecco, sì, così. No, oddio ragazzi, aiutatemi. Ah, ma era così. Ecco, era così che dovevo metterlo. Sono pronta. Io pronta, pronta, pronta quanto di sfida. Cappello, cappello di sfida. Io pronta. Tempo, la colla e la spatola ce l'avevo io, dai, sbrighiamoci, veloce, veloce, veloce. Prendi la colla. Brava Emi, spruzza, spruzza, spruzza. E ora mettimi subito un po' di liquido per lenti, dai, veloce, 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 veloce. Dai Emi, mamma mia, veloce, veloce. Speriamo che Emi riesca a fare lo slime. Brava Emi, gira, 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 veloce, gira, ti prego, gira, veloce, gira, gira, mamma mia, gira, 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 velocissimo. Io sono combinata così come un fagiolino. Fatto? Fammi vedere Emi se è vero. Fatta mamma. Ce l'abbiamo fatta Emi. Speriamo che Aurora sia tornata Aurora. Vado a vedere se Aurora è tornata Aurora. Secondo voi è tornato tutto come prima? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Io sono rimasta come un fagiolino. Questa è l'unica cosa certa. Speriamo che Aurora sia tornata la mia bambina. Ciao mamma. Auri, ma sei tu? Perché ero sempre io? Sì, cioè, bello! Ma che cosa hai in testa? Hai ragione, sembra un fagiolino. Dettagli, 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 via! Perché non mi hai vestita da ninna? Questa è un'altra bella domanda, te lo svelerò tra poco. Nel frattempo, cosa molto importante, ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Noemi, mi ci tenevo sbaglio! Aurora, dove scappi? Ti prendo, anche se non sei un ninja. Io ti prendo, dove sei? Presa! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Aspetta, 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 non te ne andare. Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti.